E ora vi spieghiamo come cucinare le penne integrali alla derza e provolone. Un piatto ricco di fibre e nutriente per una cucina naturalistica, che vi consigliamo di cucinare. Togliete le foglie esterne alla derza, che sono quelle più dure, procedente quindi a lavarle e tagliarle a piccole strisce sufficientemente sottili. A questo punto dove sbucciare e tritare l'aglio e la cipolla e li stufate in una padella sufficientemente larga, metteteci 4 cucchiai di olio, controllate che mantenga il colore, aggiungete le striscioline di berza, che avete preparato prima, prendete i pomodori pelati e schiacciateli tramite il dorso di una forchetta, mettere il rosmarino, aggiungete giusto un piccolo pizzico di sale e un po' d'acqua, a questo punto non dovrete fare altro che coprire il tutto e lasciare stufare per circa 20 minuti a fuoco dolce. Alla fine il sugo dovrà essere morbido, non esageratamente asciutto, e nemmeno troppo liquido, se necessario mettete qualche cucchiaio di acqua calda e fate evaporare alzando la fiamma. A questo punto procedete a cuocere le penne integrali in acqua calda e salata portata a ebollizione. Scolate il tutto e mettetele in un piatto, condite con il sugo sopra preparato, mescolate e grattugiate. Ingredienti per 4 persone. 300 g di berza, uno spicchio d'aglio, peperoncino piccante, una cipolla bianca, 200 g di pelati, qualche rametto di rosmarino, 100 g di provolone piccante, 300 g di berza. Servono 20 minuti di preparazione e grosso MDO 45 minuti di cottura. Si consiglia come vino una malvasia.